Ciao a tutti, in questo video parliamo della trazione. Normalmente quando si parla di trazione in tutti gli archi, normalmente si parla della mano, della corda che porta la corda ai contatti. Quindi la trazione non è altro che portare la mano della corda ai contatti. Nell'arco nudo c'è qualcosetta di leggermente diverso, perché la trazione l'importanza della trazione la dobbiamo un pochettino spostare più sul braccio dell'arco e più che sul braccio dell'arco, sulla spalla dell'arco, perché sarà la spalla dell'arco la cosa più importante da tenere in considerazione durante la trazione. In effetti, come vedremo adesso nel filmato, la spalla dell'arco dovrà essere estesa e mantenuta estesa il più possibile durante la trazione. Quindi durante Quando portiamo poi la corda ai contatti, la spalla dell'arco dovrà essere staccata il più possibile, quindi il più possibile estesa, in modo tale che non sia contratta e che la scapola della spalla dell'arco non deve più muoversi, si dovrà muovere solamente la scapola della corda. Questo è basilare ed è molto importante e vedremo adesso come fare, poi ne discuteremo ancora. La trazione, quindi come si va ai contatti, come si va in ancoraggio, specialmente nell'arco nudo e negli archi tradizionali. E qui nasce un po' un qui pro quo per quanto riguarda quello che abbiamo imparato attraverso gli istruttori. E cioè normalmente viene enfatizzata enormemente la trazione, quindi la trazione vuol dire mano della corda che va ai contatti, dimenticandoci, ahimè, l'importanza, l'estrema importanza per quanto riguarda l'arco nudo e gli archi tradizionali del braccio dell'arco e soprattutto della spalla dell'arco. Quindi se gli istruttori ci dicono, e ha ragione ovviamente, lo dicono forse inconsapevolmente, questa enfatizzazione di andare ai contatti parlando di trazione e anche di ancoraggio, anche lì sarebbe una parola enormemente sbagliata, ma è sbagliato anche parlare solo di trazione, perché se parliamo solo di trazione parliamo della mano della corda che va ai contatti. Vediamo invece cosa succede in modo esatto se parliamo solo di trazione. Se parliamo solo di trazione. Benissimo, abbiamo visto più o meno cosa succede durante la trazione. Ora vediamo anche cosa si fa normalmente con l'arco olimpico. E questo è un po' il qui pro quo, no? Perché quando abbiamo finito il corso, i nostri istruttori ci hanno insegnato a tirare, diciamo, con l'arco olimpico, e prendendo non tanto in considerazione il fatto di estendere questa benedetta spalla. E questo purtroppo è un grave handicap poi quando vogliamo tirare arco nudo e che cerchiamo di mantenere la spalla bloccata in posizione. Questo non porta nessun beneficio. Ora vediamo un po' cosa normalmente abbiamo imparato con l'arco olimpico e come dobbiamo, quali sono i problemi, i difetti e come poi dobbiamo posizionarci per risolverli. Parliamo un po' soprattutto per quanto riguarda l'arco olimpico, no? Per quanto riguarda l'arco olimpico, la strategia e il metodo della nostra sequenza impone che ci posizioniamo, vabbè, in tradito e poi ruotiamo il gomito, posizioniamo il braccio e andiamo con l'indice sotto il mento, contrapponendo in modo adeguato il braccio dell'arco verso il bersaglio. Cosa succede invece nell'arco nudo dove non abbiamo stabilizzazione? Succede che se noi facciamo in questo modo, cioè contrapponiamo solamente il braccio dell'arco verso il bersaglio,
ahimè, ahimè, per i neofiti o comunque per chi impara, la spalla verrà indietro in questo modo qua e saremo o sbilanciati o comunque con la spalla enormemente alta. Cosa dobbiamo fare? Fin da subito, cosa dobbiamo fare fin da subito? Sì, questo è il difetto che capita più sovente, che è per l'appunto quello di tirarsi un po' dietro l'arco, no? di tenere il braccio davanti bloccato e di andare in trazione addirittura con qualcuno che fa rientrare la spalla. Questo è assolutamente, per l'arco nudo, è assolutamente sbagliato. Enfatizzare non solo la trazione ma l'estrema importanza della spalla dell'arco. La spalla dell'arco deve essere proiettata verso il bersaglio un attimo prima di partire per gli ancoraggi al viso, per i contatti al viso. Quindi è importantissimo che noi non solo contrapponiamo l'arco verso il bersaglio e con questo braccio completamente contrapposto e tiriamo la corda e diamo il contatto al viso e rilasciamo, perché questo arco sballonzolerà enormemente, sarà enormemente impossibile poter affinare una strategia di mira adeguata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto partire con le spalle completamente rilassate, come il braccio completamente rilassato. Poi partirà prima la spalla dell'arco, prima la spalla dell'arco, prima la spalla dell'arco, braccio disteso ma non bloccato, spalla dell'arco, arriveremo ai contatti e cosa ci ritroveremo? Ci ritroveremo con il braccio dell'arco in spinta, in tensione, già in tensione verso il bersaglio, arriveremo ai contatti, ci metteremo quei contenuti tutti che abbiamo visti dall'ancoraggio al rilascio e rilasceremo la freccia. Rivediamola. Quindi, non una contrapposizione e un ancoraggio, no, questo è sbagliato, questo è estremamente sbagliato. Estremamente sbagliato perché implica pochissima economicità, pochissima biomeccanica per quanto riguarda l'arco nudo. È un enorme sfavore per quanto riguarda la riduzione degli errori. Non dico che non si possano fare i punti anche così, ma è un peccato. Sì, effettivamente, come abbiamo visto, è sbagliatissimo. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere assolutamente dinamici col braccio dell'arco davanti. Davanti dobbiamo essere dinamici. Quindi dobbiamo essere dinamici anche per mantenerci il più possibile fermi, non avendo stabilizzazione, non avendo inerzia davanti, con questo benedetto braccio dell'arco dobbiamo essere il più possibile dinamici, estendendo per l'appunto la spalla. E adesso vediamo esattamente. È molto meglio, per quanto riguarda l'arco nudo e l'arco direzionale, essere dinamici, avere le catene cinetiche in completo dinamismo. Molto più facile da controllare, sembra il contrario, ma non è così. Il corpo umano è in grado di controllare, di addestrare la destrezza per ottenere questi risultati, quindi per mettere a frutto questa particolarità. Rivediamola, quindi braccio disteso ma non bloccato, parte prima la spalla, quindi prima estensione della spalla, ancoraggio, espansione, ovviamente solamente interna, e rilascio. Sì, a parte addestrare la destrezza, che effettivamente fa un po' ridere, però effettivamente è così, no? Questa famosa espansione la dobbiamo fare. Estendiamo ben bene la spalla in modo tale che poi possiamo fare un'espansione interna
che ci permetta poi di rimanere fermi, il più possibile fermi, con la punta della freccia dove la vogliamo mantenere ed effettuare la mira e quindi poi il rilascio. Questa è quello che serve, è assolutamente da fare, da metodologizzare, quindi a parer mio è la tecnica corretta. Per i vecchietti come me, e sappiamo, lo sappiamo perché è un fondamentale, in pretrazione dobbiamo allineare la schiena verso l'avversario. Ovviamente molto spesso ci si dimentica che tra i nostri allievi abbiamo persone un pochino più anziane, oppure molto vecchie come me, le quali non è così semplice allineare la schiena verso il bersaglio ed ottenere un allineamento e poi un'espansione di spinta e trazione adeguate. Cosa possiamo fare? Quindi sempre su in questo modo, freccia all'altezza degli occhi, ruotiamo leggermente la testa per permettere di spostare la spalla già in posizione verso il bersaglio. Ok, in posizione verso il bersaglio. Poi facciamo partire prima la spalla e conseguentemente il braccio dopo aver rilassato bene le dita. Il punto di pressione è sul punto di pivot perfettamente. Partiamo, ancoraggio e rilascio. Molto semplice. Sì, in effetti per i vecchietti come me l'allineamento delle spalle non è così facile da ottenere, quindi io ruoto leggermente la testa indietro per espandere bene la spalla dell'arco e allinearla. Nel contempo io sposto anche leggermente anche la scapola della corda per avere già un minimo di innesco dei muscoli dorsali. Dopodiché sono ancora in pretrazione, questo è un po' il qui pro quo che può nascere, sono ancora in pretrazione, quindi una volta che io ho allineato ruotando la testa, esteso la spalla dell'arco, ho innescato i muscoli dorsali dalla parte della corda, effettivamente sono in pretrazione. Ora parto per andare in ancoraggio, parto in ancoraggio e sono già abbastanza facilitato perché sono già... parto già nel modo giusto, tutto qua, quindi dalla pretrazione, il mio problema è sempre stato quello dalla pretrazione all'ancoraggio che non ero allineato, quindi questo mi permette di preallinearmi già in pretrazione e raggiungere l'ancoraggio con le forze di spinta e trazione sul piano verticale, che è la cosa che alla fine tutti noi vogliamo assolutamente ottenere. Un'altra cosa ancora, io vedo normalmente che quando si va in ancoraggio si va in questa posizione. Perché? Non avete imparato nel corso per neofiti così. Si passa dalla linea degli occhi, si passa sotto e si va in ancoraggio tranquillamente. Perché avere una linea che ci può far saltellare? Una linea economica, ma come abbiamo imparato al corso, mano rilassata, nocchia a 45 gradi, punto di spinta nel punto giusto dell'impugnatura, via la spalla dell'arco, passo sotto, ancoraggio, contenuti, rilascio. Sì, è una buona idea quella di non essere in linea col bersaglio per andare in ancoraggio, perché questo ahimè potrebbe innescare una mira troppo conscia, quindi seguire la punta della freccia. Invece noi dobbiamo assolutamente dimenticarcela la punta, una volta che dalla pretrazione con tutti gli allenamenti che abbiamo visto prima andiamo in ancoraggio, la punta della freccia la possiamo anche perdere di vista, perché come abbiamo detto, in una sorta di danza e di ritmo la punta ritornerà sempre nel centro da colpire, e questa da lì poi scaturirà poi la fase di mira vera e propria. Quindi è molto importante questo. Quindi possiamo anche allenarci ad avere
una trazione del braccio della corda, come fanno gli olimpici, non c'è mica niente di male. Tanto un ancoraggio ce l'abbiamo col pollice sotto la mandibola, che è la cosa essenziale. E questo non è assolutamente male. Possiamo adesso anche vedere effettivamente come io mi comporto esattamente nella trazione, quindi lo possiamo anche commentare. Ecco come io vado al centro dell'arco, ecco in questa posizione, ecco che sono in spinta, e questa è la visione frontale. Possiamo anche vedere una visione laterale. Questa visione laterale, che è anche interessante da vedere, ecco come aggancio già subito al bersaglio, mi posiziono, faccio il mio string, così rivediamo anche un po' la sequenza di tiro, ecco che ho esteso la spalla, guardo il bersaglio, vado in ancoraggio, vedete che sono passato leggermente sotto, adesso lo rivediamo un'altra volta, agganciamo il bersaglio, molto importante, questo, con tutta una fase di contenuti che poi vedremo poi in un secondo filmato, in una seconda occasione. Faccio il mio string, ecco, allineamento della spalla, mantengo l'estensione della spalla, la incremento, vado in ancoraggio passando sotto e rilascio. Tutto qua, molto interessante, secondo il mio modesto parere è una buona la condizione essenziale per ottenere dei buoni risultati. Lo vediamo ancora per l'ultima volta, ecco estendo, passo sotto, come vedete passo sotto, ecco sono arrivato in ancoraggio, ora faccio tutte le mie cose e rilascio. Grazie, un saluto a tutti, ci vediamo nei prossimi video.